da Cracovia al Castello di Castellamonte. È la prima mostra personale in Italia di Renata Riklich, che alla passione per la pittura unisce quella di approfondire e popolarizzare la storia e l'eredità culturale di Cracovia, dove è nata, dove vive e lavora. Dopo l'esame di maturità presso il Liceo Statale delle Arti Figurative di Cracovia, si è laureata all'Università Jagellonica in Filosofia e Storia, con specializzazione nell'animazione della cultura. Poi ha proseguito gli studi con un diploma post laurea di Public Relations nella Scuola di Imprenditoria e Gestione presso l'Università di Economia di Cracovia. Lo stile della sua pittura è definito realismo impressionistico, ma come tutte le definizioni è solo una indicazione di quello che sono le sue opere. Renata Riklich dipinge prevalentemente, ma non solo, paesaggi, e non tutti i paesaggi, ma solo quelli che ha visto e che le hanno suscitato una qualche emozione. Così, nei suoi quadri, con la tecnica dell'acrilico su tela, trasferisce prima ancora che il paesaggio l'emozione di quello scorcio, di quella vista, di quella suggestione, e lo fa attraverso l'uso sapiente delle luci e dei colori. I contrasti, a volte accentuati, a volte sfumati l'uno nell'altro, le ombre e gli improvvisi squarci di luce, o i cieli che si tingono di colori surreali, sorprendono perché colgono l'attimo vero e reale, ma anche vivo, carico di sentimento e di sensazioni, quasi come se la tela sapesse trasmettere anche i suoni e i profumi che si percepiscono nelle intenzioni della pittrice, ma che ognuno poi elabora liberamente, perché si può anche andare oltre la sola vista nei quadri di Renata Riklich. Si può entrare con gli occhi e coglierne l'essenza, aggirarsi con lo sguardo per il quadro e sentirlo vivo. Ha esposto le sue opere in mostre collettive o personali in Polonia, nella sua Cracovia, ma anche in Belgio, in Francia e in Italia vanta la partecipazione a diverse collettive a Venezia, Milano, Catania, Castell'Arquato. A Castellamonte porta la sua prima personale, perché il castello che conosce bene per averlo visto e frequentato negli ultimi anni può essere lo scrigno ideale per questa sua prima italiana.